Ciao, oggi mi trovo nel profondo sud, in Basilicata. Sono venuta qui a fare una vacanza e a vedere, insomma, dei luoghi abbandonati. E ho trovato questa casa lungo la strada per andare verso Potenza. È una casa abbandonata. Adesso entriamo dentro e andiamo a vedere se c'è Nonna Pica. Nonna Pica Lucana. C'è Nonna Pica qui? C'è qualcuno qui? Guarda qui che antichità! Guarda, qui ci sono delle sedie anni 30, il camino. Guarda, qui invece c'è un lavandino. Un lavandino, guarda che antichità! Qua è un frigorifero buttato per terra. Settembre 2003, vedi? Calendario settembre 2003. Hai visto? Questa casa è stata abitata fino a settembre, poi invece dicembre 2022. No, 2002, che dico? 2002, settembre 2003. Vedi qua, vedi? Questa è la cucina. Che antichità, guarda che cucina. Questa sarà una cucina anni 30. Italmec, vedi? 2003. E quindi sono 20 anni che è abbandonata sta casa. Andiamo di qua. Oh, qui ci sono le scale che vanno su al piano di sopra. Guarda che scale, oh. Guarda il frigorifero Indesit. Hai visto che frigorifero? Mamma mia, guarda queste scale a chiocciola, vanno al piano di sopra. Dobbiamo andare al piano di sopra allora a vedere cosa c'è sopra. Andiamo a vedere, andiamo. Sta attenta perché. Le scale di ferro a chiocciola, mica come sono strette queste scale. Guarda questa vetrata qui, come antica. Guarda qui, guarda. Qua c'è le scale a chiocciola. Si va al piano di sopra. Vediamo che è la. Cos'è la stanza della Pantera Rosa questa? Che è la stanza della Pantera Rosa? Madonna, come sono strette queste scale. E che erano? Guarda qui, guarda la lampadina. La torcia può anche non servire perché si vede. Guarda qui, guarda, qui c'è il balcone, vedi? Qui c'è il balcone che è da fuori, guarda il balcone. Hai visto? Tetto in Eternit. Qua che c'è qua? Qua c'è stato lo sfollato, secondo me. Qui è un'altra stanza, vedi? Vedi, il balcone dava due stanze. Vedi che lì c'è della roba bruciata. Ci sarà stato lo sfollato qui. Hai visto? Madonna, qua, che sporchizia dentro sta casa. Guarda qui, guarda l'armadio. 1910. Guarda qui la porta. Anni 20. Che antichità. Guarda qui che antichità, le pareti rosa, come la Pantera Rosa. Guarda le ragnatele, guarda. Guarda qui, guarda, hai visto quella ragnatela lì sopra? E qui c'erano le camere da letto. Che è sul bastone qui? Un bastone. Qui c'erano le camere da letto. E la lampadina, che antichità. La vecchietta è morta 20 anni fa, è morta, oh. Scendiamo giù, accendo la torcia. No, non è male sta torcia. Allora, vi dico che purtroppo ho dimenticato gli strumenti a casa. Il K2, l'RF, la Spirit. Purtroppo, finché sarò qui al sud Italia, mi toccherà fare esplorazioni senza gli strumenti. E questo mi dispiace molto. Solo che purtroppo una dimenticanza, la fretta di partire e tutto, purtroppo l'ho dimenticati. Faremo un'esplorazione senza strumenti, faremo una prova, anche se con gli strumenti è meglio perché rilevi di più le presenze, però purtroppo è così. Allora, la cucina, allora, le sedie anni 10. Andiamo a vedere di qua cosa c'è, dai. Andiamo a vedere di qua. Di qua c'è un materasso.
Guarda qui, guarda il letto, che antichità! Guarda sto materasso, tutto bucato dei topi! Guarda la giacca dello sfullato per terra, l'altro materasso tutto ammuffito! Guarda lì, guarda, questo c'è un altro calendario qui, eh? Di Giacomo Giosuè. Che antichità! Guarda qui, guarda! Guarda sta porta, che antichità! La muffa! Qua c'è stato lo sfullato, eh? C'è stato lo sfullato qua. Guarda, lì c'era una lampadina. Vedi, questa era la porta d'ingresso, forse. Questa deve essere la porta d'ingresso. Vedi, qua un altro frigorifero per terra, un tavolo, una sedia, uno specchio. Guarda, la rete tutta arrugginita. Sta porta è degli anni 800, tutta scassata. Vedi, purtroppo non c'è niente, guarda, niente di che. Pensavo fosse una casa, vedi le cose dello sfullato e niente. Purtroppo è tutta qui la casa. Tra poco te la faccio vedere da fuori. A tra poco. Eccoci qua. Allora, prima di scendere ti volevo far vedere il lavatoio. Vedi, qua c'era la doccia, questo era il bagno, vedi? Rubinetti anni 50, il lavatoio per lavare i panni. E il cesso, hai visto? Cesso con lo scarico anni 70, guarda, e lì c'è il boiler, Raimond, la lampadina, il cesso ce l'avevano all'esterno, ce l'avevano il cesso all'esterno, hai visto? Queste sono case di campagna, eh? Allora, scendiamo giù. Eccola la casa, vedete? Vi faccio vedere. Qui c'è pure il garage. Qui c'era pure il garage, ma non si può entrare, vedete? Da qua sotto, vedete, è tutto scassato. Vedi? Ti faccio vedere la casa da fuori. Eccola qui. Dalla provincia di Potenza è tutto. Alla prossima esplorazione. Ciao!